Benvenuto a tutti i partecipanti. Gli alunni della scuola primaria di Redavalle vogliono festeggiare insieme a tutti voi il nuovo edificio scolastico. I bambini formeranno una lunga catena che rappresenta il passaggio dal vecchio al nuovo edificio di alcuni oggetti che simboleggiano le varie attività disciplinari. Unitevi a loro in questo allegro trasloco. Thank you.
Nell'elmo di Scipio, se città pronti alla morte, se pronti alla morte, l'Italia chiamò. Se ingancia Conte, se pronti alla morte, pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! È con vero piacere che in questa fresca ma soleggiata mattina d'autunno, a nome dell'amministrazione comunale, porgo un affettuoso saluto a tutti i presenti e in particolare agli alunni delle scuole di Redavalle, che sono i primi destinatari di queste nuove strutture. Oggi abbiamo degli ospiti importanti che ci onorano della loro presenza. È con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Tortona, Monsignor Martino Canessa, Sua Eccellenza il Prefetto di Pavia, Dottoressa Giuseppa Strano, il Presidente della Provincia di Pavia, Senatore Daniele Bosone, il Consigliere regionale Giuseppe Villani, tanti, tantissimi amici sindaci e amministratori dei comuni limitrofi, il provveditore agli studi di Pavia, dottor Giuseppe Bonelli, il dirigente scolastico, dottor Roberto Camerini, il nostro parroco, don Francesco Favaretto e don Tonino Moroni, parroco di Cicognola, le autorità militari, il capitano Spera, comandante della stazione della compagnia Carabinieri di Stradella, il tenente Tascione della tenenza di Voghera della Guardia di Finanza, il maresciallo Fabaro, comandante della stazione dei Carabinieri di Santa Giulietta, il gruppo di protezione civile di Cicognola, Lirio e Redavalle, coordinato da Silvestro Maggi, le insegnanti della scuola primaria, il generale alpino Vittorio Biondi, il presidente del gruppo degli alpini di Redavalle, Pietro Luigi Nebioli, il presidente del comitato di gemellaggio, Fausto Abbà, il presidente dell'AMPI Mario Chessa e il presidente dei combattenti reduci sezione di Redavalle Santa Giulietta cavalier Lino Montagna ed ovviamente la mia squadra di assessori e consiglieri con la quale ho condiviso la realizzazione di questo progetto. Oggi, dicevo, è una giornata davvero importante per la nostra comunità, perché siamo qui ad inaugurare la nuova sede della scuola primaria. Non entro nei dettagli tecnici dei lavori che hanno febbrilmente interessato l'immobile nel corso di quest'estate. Mi limito a ricordare che l'edificio è stato realizzato circa 13 anni fa dal sindaco che mi ha preceduto, la dottoressa Tirelli Massara, che ha sfruttato sapientemente i fondi che lo Stato aveva messo a disposizione degli enti locali per prepararsi al giubileo dell'anno 2000. Il progetto era quello di realizzare un ostello per forestieri, tecnicamente definito Xenodocchio. Da allora questo nome poco consueto connota questo edificio. Nel marzo di quest'anno, con l'intenzione di mettere a disposizione degli alunni una sede scolastica dotata di tutte le caratteristiche che la normativa prevede in fatto di sicurezza degli ambienti didattici, questa amministrazione ha deciso di trasferire le aule dal vecchio palazzo municipale in questo edificio, di fatto già dotato di scale antincendio, uscite di sicurezza e quant'altro necessario. Con il geometra Barbieri, che è qui, ringrazio, abbiamo predisposto il progetto e l'abbiamo sottoposto all'ASL e ai Vigili del Fuoco per il parere preventivo. Lo abbiamo poi condiviso con i genitori, molti di sono qua, i quali erano entusiasti dell'iniziativa, anche se un po' timorosi circa la possibilità di terminare i lavori per l'inizio dell'anno scolastico. Noi però ci abbiamo sempre creduto, ma senza l'aiuto dell'impresa di Contardino Mazza, che si è aggiudicata l'appalto, non ci saremmo riusciti.
grazie a lui che con la sua squadra ha lavorato tutta estate, sia a settembre abbiamo potuto iniziare regolarmente le lezioni. Ringrazio anche la ditta Maggi Fabio che a tempo di record ha ridipinto le pareti interne ed esterne all'edificio. Ricordo poi l'Alberto Mandri che ha realizzato e ha messo a norma gli impianti elettrici. Ringrazio altresì i volontari Gianni Milani, Franco Aldecca, Antonio Lombardi e tanti altri che si sono gratuitamente prestati per eseguire i necessari lavori di completamento come il posizionamento delle lavagne e delle mense. I lavori sono costati complessivamente 56.000 euro. Di questi, più della metà ci sono stati donati dal signor Bruno Croce, uomo dal cuore veramente grande. In memoria della sua amatissima Fulgida, nostra compaesana, con un gesto che ci ha sinceramente commossi, il signor Croce, nel lasciarci, lui che figli e nipoti non aveva, come un grande nonno, ha rivolto un pensiero a tutti i bambini di Redavalle, disponendo un lascito davvero importante, senza il quale il nostro piccolo comune non avrebbe saputo far fronte alle spese di realizzazione di questa nuova scuola. In sua memoria abbiamo voluto apporre nell'atrio una targa che lo ricordasse insieme alla sua Fulgida, dalla quale di fatto non si è mai distaccato. La scuola comunque non è tutta qui. Parte della vecchia sede ospiterà la nuova aula computer, il laboratorio di scienze e la sala mensa. Qua dietro c'è l'orto botanico dove gli alunni potranno cimentarsi nella coltivazione di ortaggi e piccoli frutti. Completano poi idealmente l'edificio, la palestra che abbiamo inaugurato giusto 2 anni fa e, novità delle novità, la nuova biblioteca comunale che siamo riusciti ad allestire presso il Palazzo Priora e che ha iniziato la propria attività giusto sabato scorso. Grazie alle donazioni di Giuseppe Radice, Luciana Bergamini, Anna Modena, della famiglia Castellazzi e di altri benefattori, in questa biblioteca sono custoditi numerosi testi adatti all'età di questi ragazzi che vorremmo introdurre al piacere della lettura il più presto possibile. Gli alunni iscritti e frequentanti la prima classe di quest'anno sono 18. Complessivamente nella scuola primaria sono 72. Se ci aggiungiamo i 28 bambini alunni frequentanti la scuola materna, arriviamo a 100. Numero che per un comune di 1050 abitanti non è poca cosa, ma è segno che in questa scuola opera un corpo docente preparato ed apprezzato e che il paese offre ancora un ambiente sereno e protetto, ideale per la crescita e l'apprendimento dei più giovani. In altre parole, questo è il segno più evidente che in Redavalle esiste una comunità che cresce e lavora insieme per il bene di tutti. Grazie. Questo è quello che avevo scritto su queste pagine. Quello che non c'è scritto, anche perché trovare le parole per esprimerlo è davvero difficile, è la gioia, l'immensa gioia che mi dà essere qui circondato da tutti voi, da tante autorità, tanti sindaci, tanti bambini, tanta gente, a vantaggio dei più giovani, perché l'attenzione per i giovani è stata forse la più importante o una delle più importanti politiche che abbiamo seguito in queste 2 legislature. E noi siamo davvero convinti che è con gli occhi dei bambini che noi possiamo intravedere il futuro. Grazie. Cedo ora la parola per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra comunità redavallese. Prego, dottoressa.
Buongiorno a tutti, permettetemi un saluto particolare ai destinatari di questa scuola, ai bambini. Ciao a voi. Devo dire che è stato molto bello vedere che avete portato nel trasloco simbolico come prima cosa un mappamondo. Ed è importante perché vuol dire che il mondo sta entrando in questa scuola e voi continuerete o comincerete, per chi è entrato per la prima volta nel mondo scolastico, questa meravigliosa avventura, la scoperta del mondo. Ed è bello vedere che l'avete fatto ballando, cantando in allegria, perché la scuola è una cosa... Senatore Daniele Bosone, presidente della provincia di Pavia, amico di vecchia data e buon testimone delle attività da Valdese. Grazie Fabio e complimenti. È un piacere sicuramente per te e per la comunità di Reda Valle. Nella scuola davvero sui ragazzi avete lavorato tantissimo, nelle scuole materne, mi ricordo, insomma, fino ad arrivare all'inaugurazione oggi di questo nuovo edificio. E beh, un saluto anche chiaramente ai tanti sindaci nascosti dietro l'albero lì che ci sono. Facciamoli avanzare, insomma. E chiaramente agli amici alpini che seguono le vicende del nostro territorio, insomma, insieme guidati dal generale Biondi, in tante situazioni belle, più delle volte belle, diciamo così, più delle volte belle, quindi il senso di una comunità che si ritrova insieme a Monsignor Canessa, alle altre autorità, al provveditore, ai parroci, attorno alla scuola, penso che sia un fatto bello per te, per Reda Valle, posso dire che è un fatto bello anche per me. E perché fra le cose belle che può fare un presidente di provincia, ci sono anche tante altre, insomma, brutte, però fra le tante cose belle, sicuramente inaugurare la scuola, inaugurare una scuola di orientamento, le scuole rimangono momenti di riferimento preciso per le famiglie, per i ragazzi, per la nostra società, per i nostri comuni. È un momento di crescita per la nostra provincia, ecco perché sono orgoglioso e contento di essere qui con voi oggi. Grazie. La parola al consigliere regionale Giuseppe Villani. Mi associo ai complimenti, perché veramente Fabio e tutta l'amministrazione comunale di Reda Valle meritano per quest'opera, per l'inaugurazione di quest'opera, la realizzazione di quest'opera, ma anche per tutto il lavoro che è stato fatto proprio sulla questione della scuola, dello sviluppo della scuola, ma non solo. Io devo dire questo, nel portare il saluto che rivolgo anch'io soprattutto agli alunni, ai bambini, prima di tutto loro, ma poi naturalmente a tutti presenti, avendo fatto il sindaco in un comune simile a Reda Valle, ricordo bene, so bene quanto sia importante quando in un comune come questo si inaugura un'opera. Con le difficoltà che troviamo quotidianamente, perché i volontari, cioè il fatto che insieme al benefattore che ha aiutato concretamente alla realizzazione di questa scuola ci siano state delle persone che in modo volontario hanno creduto in questo progetto e hanno voluto dare il loro contributo. Ci sono tanti significati, davvero, nella realizzazione di un'opera come questa, di una scuola come questa, ed è per questo che anch'io sono molto contento, molto felice di essere qui con voi oggi. Grazie. Chiediamo ora il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, dottor Giuseppe Bonelli. Un saluto al sindaco, a tutti voi, alle autorità presenti, e soltanto appunto un ringraziamento, perché questa comunità dà alla nostra amministrazione scolastica una nuova sede funzionale, molto bella, con un grande spazio intorno dove vedo che già i ragazzi hanno giustamente cominciato a giocare, e è soddisfazione per noi. Il sindaco ricorderà che in anni passati abbiamo avuto qualche difficoltà sulle iscrizioni in questo comune. Abbiamo deciso col sindaco di investire lo stesso, di dare la possibilità a questa comunità di portare avanti la scuola primaria, e oggi penso che questo investimento abbia la propria maggiore riuscita. Allora cedo
la parola al dirigente dell'Istituto Comprensivo di Brno, il dottor Roberto Camerini. Grazie sindaco, è doveroso un saluto anche a nome dell'istituzione che rappresento, cioè l'Istituto Comprensivo di Brno, a tutti voi e un ringraziamento per essere intervenuti così numerosi, perché questa è una manifestazione, una giornata di festa, una mappa mondo. Mi soffermavo maggiormente sull'aspetto del libro, la cultura libresca, diciamo in senso nobile, è un po' in crisi perché sta prendendo piede maggiormente quella di tipo iconico, l'immagine, con le nuove strumentazioni, soprattutto a livello di informatica e quant'altro, però non potrà mai tramontare. E in una scuola primaria, una scuola che una volta si chiamava elementare, che dava gli elementi del sapere, questo è importantissimo e sono sicuro che i nostri insegnanti sapranno adeguatamente trasmetterlo ai loro alunni. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. Il gruppo Alpini di Redavalle ha inteso omaggiare le bandiere che campeggeranno perennemente sulla scuola primaria di Redavalle. Prego il generale alpino Vittorio Biondi di voler dirigere la cerimonia di consegna delle bandiere alle rappresentanze degli alunni. Però prima ancora pregherei tutti i sindaci di avanzare, perché tante fasce di colori qui a Redavalle non si sono mai viste e siete nascosti dietro la pianta. Vicino alla bandiera. Il gruppo Alpini Strada Romera ha chiesto al sindaco e il sindaco ha aderito di offrire alla scuola le bandiere, il simbolo più alto delle nostre istituzioni. Adesso tre alpini consegneranno ai rappresentanti delle cinque classi la bandiera nazionale accompagnata dalla bandiera europea e dalla bandiera regionale. Prego. Bambini, so che avete ascoltato già tanti discorsi, ma io una cosa ve la voglio dire sul significato della bandiera. C'è un significato importante che la bandiera ha, il senso di appartenenza. Cosa vuol dire il senso di appartenenza? Tra di voi ci sono dei bambini che non sono nati in Italia. Loro continuino a sentire l'appartenenza alla loro bandiera, alle loro comunità, ma imparino a rispettare l'appartenenza a queste comunità nelle quali sono entrati. In questa maniera potranno essere considerati orgogliosamente cittadini di questa, ripeto, bellissima nazione che è l'Italia. Ma ora siete nati in Italia, imparerete ad apprezzarla e mi auguro anche profondamente ad amarla. E un domani condire con orgoglio: sono nati in Italia, i miei genitori sono di un altro stato che non ho dimenticato, ma amo l'Italia. Grazie. Partecipare anche ai momenti di vita civile. Mi complimento con lui e con i suoi collaboratori per quanto sono riusciti a fare. Credo che per il sindaco concludere il suo mandato con questa realizzazione sia veramente una grande soddisfazione. Prego di seguirmi in un momento di preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Ti chiediamo di benedire gli amministratori di Reda Valle per quanto hanno fatto per i più giovani del paese. Ti chiediamo di benedire molta buona volontà agli alunni di questa scuola. Fa che possano corrispondere con tanta buona volontà agli sforzi che il Comune ha fatto per offrire loro questa struttura. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. E su questa struttura, sulle famiglie, sugli alunni, sugli insegnanti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo aiutati. Diciamo. Ok. Thank you.